Vittoria con proposta per il Pineto, che oggi fa festa doppia. Non solo i 3 punti contro il neopromosso Campobasso, che valgono l'accesso ai play-off e la terza piazza, ma anche l'emozionante ed inaspettata proposta di matrimonio dell'attaccante biancazzurro Marco Ciarcelluti alla sua fidanzata Eleonora. Come nelle favole, al triplice fischio l'attaccante si è inginocchiato al capezzale della ragazza, che tra commozione ed incredulità ha pronunciato il fatidico sì tra gli applausi scroscianti di tutto lo stadio. Momenti di felicità e commozione che hanno seguito le emozioni della gara. In campo è partita vera per 90 minuti, la posta in palio è altissima e la gara entra subito nel vivo. Neppure un giro di lancette, il Pineto va vicinissimo al gol del vantaggio. Disimpegno errato da parte di Oliva, Minincleri riceve palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore e spreca incredibilmente calciando fuori bersaglio. Al 14esimo si fa vedere il Campobasso con Rossetti, che riceve palla sulla sinistra, si accentra ma calcia debolmente e Mercorelli può disinnescare. Al 17esimo ancora Pineto vicino al vantaggio, Minincleri serve la corrente Baldinini, che va alla conclusione di Potenza, che deviata termina in corner, e proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina battuto da Minnozzi la gara si sblocca grazie al colpo di testa vincente dello stesso Baldinini, che anticipa tutti e deposita in rete il gol dell'1-0 pinetese. Il Pineto fa la partita e al 23esimo si fa ancora pericoloso con il diagonale di Minnozzi, respinto con i pugni da Oliva, che però nulla può al 35esimo, quando ancora Minnozzi si mette in proprio e con un diagonale chirurgico a incrociare insacca all'angolino la palla che vale il 2-0 biancazzurro e il 14esimo centro stagionale. In avvio di ripresa Pomante richiama Minnozzi e getta nella mischia Ciarcelluti, ma la prima occasione della ripresa dopo 2 minuti è per gli ospiti, con De Biase che tenta la conclusione dalla distanza con la sfera che termina alta sulla traversa. Complice il caldo, calano anche i ritmi nella fase centrale del secondo tempo, fino a quando il Campobasso non riapre la contesa e nel giro di 2 minuti si porta dal 2-0 al 2-2. Al 25esimo di domenica Antonio trova la deviazione sotto rete dopo l'incursione di Rossetti e la respinta di Mercorelli accorciando le distanze, e dopo appena 2 minuti al 27esimo Zammarchi approfitta dell'errore in fase di ripiegamento del Pineto e della presa non perfetta di Mercorelli per insaccare la rete del pareggio. 2-2 è tutto da rifare per gli abruzzesi, che si complicano la vita. Saltano tutti gli schemi nel finale col Pineto che cerca di riportarsi avanti, ma al 37esimo Cernaz da buona posizione spreca calciando fuori bersaglio. La rete del nuovo vantaggio pinetese è solo rimandata e arriva al 40esimo. Sfrutta al meglio i calci piazzati la formazione di Pomante, col neo entrato del Mastro che trova la deviazione vincente sul calcio dalla bandierina e fa 3-2. Un gol pesantissimo per il giovanissimo attaccante classe 2003, che regala la vittoria ai biancazzurri, che mercoledì affronteranno in casa la Cinzia Albalonga nella semifinale playoff, con la possibilità di avere 2 risultati utili su 3. Il Campobasso chiude una stagione strepitosa con una sconfitta che non incide sul cammino dei rossoblù, che dopo 32 anni tornano nella Serie C unica. Questa è stata, diciamo, la vittoria della volontà, della voglia di centrare il terzo posto. L'abbiamo raggiunto, seppur in concomitanza con Cinzia Albalonga e Matesi, però la classifica Pulsa ci consegna il terzo posto. Di questi siamo molto contenti e orgogliosi di aver ripreso un campionato che le vicende le avete viste, le abbiamo vissute tutte, però oggi siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Ma il Pineto potrebbe anche pensare ad un eventuale ripescaggio? Ma io giudico sempre i playoff come un piccolo torneo a conclusione di un campionato, e certamente chi lo vince ha l'orgoglio di aver vinto, di aver conquistato come un altro trofeo, e quindi la conquista dei playoff è un punteggio che viene attribuito a quella squadra, a quella società che raggiunge questo obiettivo. Ma il Pineto ci pensa ad un eventuale ripescaggio? Troppo lo vorrebbe? Sarebbe bello, orgoglioso, fare una categoria superiore, però penso che non siamo ancora pronti per questo salto di categoria. Se ci sarà un'eventuale riforma da parte degli organi che ci dirigono, si parla di una DD Elite, di una riforma nel settore della Lega Pro, allora mi piacerebbe.
successivamente. Pomanti ha fatto un piccolo miracolo sportivo facendo una rincorsa grandiosa e merita la riconferma per il prossimo anno. Sicuramente lo merita, perché è un ragazzo che si è impegnato tantissimo, ha lavorato molto col gruppo, li ha tenuti uniti, ha continuato veramente, diciamo, con impegno, quello che già all'inizio vedevamo. Che dire, ha tutta dalla sua parte, quindi la squadra ha conseguito dei risultati molto importanti, molto buoni. Quindi è riconfermato, insomma, io mi auguro di sì, devo ancora parlare con lui, però diciamo che c'è intenzione di continuare, di riprendere, anche perché conosce il gruppo, conosce l'ambiente, può dare, veramente può dare.